Se il Natale è stato assolato, la Befana porta la neve in cima al Gran Sasso e Campo Imperatore, unica stazione rimasta chiusa per le festività, potrà aprire le piste in questo fine settimana. Nella notte la neve è caduta abbondante fino a lambire la città. Ha imbiancato il Gran Sasso così come il Monte Calvo. Alla prima neve sul Monte Calvo, vendi le capre e metti il mantello, dice il vecchio adagio aquilano. La speranza è dunque che l'abbassamento delle temperature e la paventata ondata di freddo in arrivo per l'Epifania aiuti a recuperare tanto del turismo montano perso nel caldissimo dicembre che ha chiuso il 2016. Il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile, in considerazione delle previsioni meteorologiche, prevede nella giornata di domani 5 gennaio e fino alla mattinata del 7 gennaio nevicate su gran parte dell'Abruzzo. La neve interesserà inizialmente i rilievi appenninici fino a quote collinari e nella notte tra il 5 e il 6 gennaio anche le località del litorale. La neve arriverà grazie ad una veloce discesa di aria artica attualmente posizionata sulla Norvegia che interesserà il bacino adriatico e tutte le regioni balcaniche, associando dunque alle nevicate anche venti di forte bora che potranno causare le mareggiate lungo le coste d'Abruzzo.